Allora, accomodiamoci così. Eccoci qui. Mentre la Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, incontra per una colazione di lavoro il Ministro per l'Integrazione Cécile Kyenge, senatori e deputati della Lega Nord organizzano in piazza Montecitorio una manifestazione di protesta. Ma noi aggiungiamo questo, che il Presidente Boldrini, anziché dare solidarietà alla potente Ministra Kyenge, scenda dai palazzi dove ora stanno banchettando e venga qua in piazza con noi della Lega, con i cittadini onesti e con le persone per bene, a dare solidarietà a chi i reati gli subisce. Stiamo parlando di 4 svuotacarceri, in 9 mesi 4 svuotacarceri che rimetteranno in libertà criminali e delinquenti. La Lega non sta dalla parte dei criminali, ma sta dalla parte delle vittime dei reati. Noi vogliamo la sicurezza. Ogni secondo in Italia si verifica un furto, noi vogliamo sicurezza e vogliamo la legalità. Chi dice che i cittadini vogliono l'abolizione del reato di clandestinità si dimentica che pochi mesi fa è stato sottoposto la raccolta di firme da parte dei radicali, 500.000 firme per abrogare il reato di clandestinità, ebbene si sono fermati a 200.000 firme, il quesito non viene sottoposto all'attenzione dei cittadini. I cittadini vogliono sicurezza, vogliono legalità e oggi noi siamo qua in piazza per ribadire che solo la Lega sta dalla parte dei cittadini onesti e delle persone per bene. Salve, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io ho voluto invitare la ministra Kyenge qui alla Camera dei Deputati per manifestarle la mia vicinanza, la mia, ma anche la vicinanza dell'istituzione Camera dei Deputati. Ritengo che non sia accettabile che rappresentanti di istituzioni locali, regionali o nazionali contestino, insultino la ministra solo per il suo colore della pelle. Questo lo trovo veramente inaccettabile, inaccettabile per un paese democratico. E allora nell'invito alla ministra Kyenge vorrei anche sottolineare quanto tutto questo ci deve far sentire tutti a disagio, tutti. E quindi ho voluto dirle, incoraggiarla ad andare avanti perché sta facendo tanto per il nostro paese, di non scoraggiarsi, perché è una minoranza chiassosa. Gli italiani sono con lei. Gli italiani sanno che noi, come dire, abbiamo un paese composito di tante persone che vengono originariamente da lontano e capiscono il valore del suo lavoro. C'è una minoranza che è chiassosa, che cerca di intimidire, ma è una minoranza e dunque come tale deve essere considerata. Ecco, quindi il mio è un sostegno al suo operato, un sostegno a quello che sta facendo, ma anche a dire che appunto non saranno azioni eclatanti di una minoranza, di un gruppo o comunque di pochi sul territorio a mettere in discussione il grande lavoro che sta facendo Cécile Kyenge. Grazie. No, anch'io la prima cosa è quella di ringraziare Laura Boldrini, quindi Presidente della Camera, per questa voce così forte che in questo momento il nostro Paese ha bisogno, per riuscire anche a far capire che si tratta, appunto, come ha detto prima, di una minoranza chiassosa, ma diversamente da quello che incontro, dalla solidarietà, dal sostegno che incontro sul territorio, che è quella di una maggioranza silenziosa, ma una maggioranza che ha ben presente quali siano i valori della solidarietà e i valori anche della nostra Costituzione. Un punto importante è quello anche di riuscire a far passare la consapevolezza e anche il fatto di recuperare linguaggio, comportamenti, ma anche il gesti, il
del ruolo, la consapevolezza del ruolo che rivestiamo, la consapevolezza anche del fatto che se siamo all'interno dell'istituzione dovremo essere prima di tutto rispettosi del nostro ruolo, ma anche del luogo dove siamo, ma anche della posizione che rivestiamo, quindi degni ma anche rispettosi verso il nostro paese. Bene, concludo dicendo che chi svolge ruoli istituzionali dovrebbe sapersi confrontare sul terreno delle idee e non fare gesti eclatanti che proprio pongono poi in questione anche l'assetto democratico e sono di discredito per le istituzioni in Italia ma anche all'estero. Noi vorremmo valicare le frontiere nazionali per il buon governo, per quello che stiamo facendo di buono in questo paese e non per le provocazioni assolutamente sterili di alcuni esponenti anche in questa Camera dei Deputati. Vi ringrazio.